metterli a posto. Perché se stai guardando il video su YouTube e dice ma che cacchio sta di questo, questa è una seconda parte di live, quindi siamo tornati live, benvenuti. Poi su YouTube sarà un video a parte e adesso andiamo su Moera. Un attimo che lo setto. Ci hai messo più di un secondo. Ma quella è la latenza. Io in realtà ci ho messo un secondo, però per riprendersi la latenza, sai com'è. Ok, allora. Aggiungi. Cattura gioco. Moe. Un attimo, abbiamo quasi fatto. Ah, aspetta, che ho fatto di diventare mo... Mannaccia! Allora, io OBS... A me OBS piace tanto, però, mamma mia, certe volte. Cioè, volevo disattivare tutto. Che non capisco un cacchio. Dove cacchio sono finito io? Ecco qua. Spero di non aver sputtanato niente. Scusate un attimo, non vedo se si è... Se qualcosa è andato all'aria. Sembrerebbe di no, per ora. Che è sta cosa? Vabbè, sembrerebbe di no, quindi a posto. Ovviamente lo stringer non funziona mai. Ok, canzone possiamo interrompere perché ci ritroviamo le cose. La latenza trasla le cose temporalmente non in diretta. Esatto, funziona così. Allora, mettiamo English perché le altre... Allora, this is the work of finish, non è mai... non ho finito di leggere! Vabbè, non fa niente. Mi aspetto una sigla iper anime. Dov'è la mia sigla anime? Eccola. No, non è vero. Mi hanno ingannato. Benvenuti nella seconda parte della live, che su YouTube sarà una live assente. Qui ci sono i popcorn. Buona visione, grazie. Cioè, a voi, io, vabbè, ma niente. Quindi non ha cose meta con Doki Doki? No, dovrebbe essere meta come Doki Doki, non ne ho idea. Molti hanno detto che questa visual novel... è simile a Doki Doki. Infatti già non mi piace che lo schermo stava andando a quel paese. Non so se si è visto. Infatti sì, lo schermo va un po' a quel paese ogni tanto. Non so se si vede. Ed è un cibo per la mente. Quindi, boh. Vediamo. New game. Allora, options. Non lo so, vediamo se c'è qualcosa. Allora... Magor, benvenuto nei birbagnocci. Vabbè, tecnicamente tutto a posto. New game, vai. What is your name? Sono emozionato. Ciao bizzarre. Non lo so, vedremo. Vedremo se è Doki Doki HD. È la mia prima visual nuova. Ui. Teia. Direi, mi sponi davanti. Ok, non traduco, però. Ciao Bert, tu non mi conosci ma ti seguo dalla Yokbox. Oh, bentornato! non lo so. Ha ragione però, Soprattutto la mia. Allora, la grande maggioranza... Lo metto perché ci stanno le casino, quindi questo lo traduco. La grande maggioranza delle persone non farà mai niente. Grazie! Cioè, non... Ma non sei uno di loro, vero? Spero di no! Che ti devo dire? Iniziamo bene! Dicendo la maggior parte delle persone non concludono niente della loro vita. Grazie!
Ok, tra un click e l'altro faccio passare, cioè io la leggo e faccio passare qualche secondo perché non so se sono veloce a leggere oppure no, quindi per darvi anche l'opportunità di leggere. Forse se ti dico una cosa ti ricordi anche il mio nome, quest'anno ci vai al colmo, non ti ho visto. Mi ricordo che mi è stato chiesto da parecchie persone, però no, i nomi non me li ricordo. Mi dispiace, Magor. Cioè io non riesco a ricordarmi i nomi di nessuno. Vabbè, non tantissime, tipo 3 o 4, non così tantissime. Ma se facciamo raduni da qualche... Ci chiamiamo per nickname. Potete chiamarmi anche Antonio, nessun problema. Uè. Foni, uè. Non mi piace questo sguardo. Io qui chiuderei. Perché sinceramente già non mi piace. Già non lo so. Ho paura. No, figurati, è normale. Hey, I thought we decided we'd get straight to the point. Ok. Questa è la storia della mia vita. Ok, non mi dire che sono morto. Direi. C'è solo il... Ah, quindi ste tizie sono delle tizie della vita. Ok, questo è proprio una botta di felicità, sto gioco. Speriamo, che devo dire? Speriamo. A me non piace essere attirato. Ah, questa è uguale a quella di Doki Doki. Vabbè, questo character design è strausato. Giusto. Poi non mi piace questo qua. Secondo me questo sarà un tipo di gioco in cui va messo Antonio, non Tail, come Nico. Eh sì, infatti. Infatti volevo andare con Antonio, poi sono andato Tail, guarda. Poi chi lo sa se non vanno a leggere il vero nome e dicono an ciao Antonio di nuovo, eh. Tornata lei. Non le ho contate, quante sono? 5. Ok. Ok, devo essere me stesso. Cacchio rola. Non lo so, eh. Chi è che ha detto scelte? Don't like this. Se questo diventa un gioco.
Horror mi incazzo. Non so perché, ma me lo ha dato ora il tasto condividi, ma evviva. Grazie per essere tornato un barbaruccio ufficiale per la seconda volta, grazie. Chissà perché fa così ogni tanto. Se passiamo a scegliere il tempo qui passerete la bionda senza occhiali, su. Non lo so, io non ho ancora deciso. Vorrei anche sapere le loro personalità, sai com'è? Vorrei sentirle parlare, cioè così mi hanno spaventato tutte, sinceramente. Però... Ah, il computer! Ah, hello mortal. È un gatto, una Neko Girl. Oh! Sì, direi. Personalità, che frivolezza. Ah, che cosa carina questa. Facciamo così, reggo. Pure se non... Se magari le mie pronunce non sono perfette, però almeno scandagliamo meglio il tempo. I'm a real human being. Maybe you're confused about my tail and cat ears, though. Well, I'm just lucky enough to have things like that. I'm a lucky girl. Do you believe in luck, tail? Sì. Cioè sì. Hope you do. Luck is crucial. Sì. Your life is about the choices you make. Guess what? To make a good one, you need luck. È giusto. Which reminds me, I have plenty of luck to share with you. From now on, every time you stand at the crossroads, just look around and you may see me. Well, maybe not every time. I do need to sleep, you know. Actually, I feel like taking a nap right now. We're going to have a memorable time this week. Who knows? Maybe it's a beginning of a new era. The Moera! Please enjoy it. Okay. Okay, here it goes. Ok, quindi mi ha suggerito che se non so cosa fare, la seguo. Però dovevo essere me stesso. It feels like I ended up in a some sort of tilted picture. If I decide to go straight, what's behind the corner in front of me, I wonder? Truth to be told, I'm both curious and scared to check it out. Can't stop the feeling that someone is silently observing me. And why is there a different wallpaper on each wall? Ah, non l'avevo notato questa cosa. I'm closer and inspect that weird red arcade machine. Yeah, let's play! Ma io non faccio niente in sto gioco, clicco e basta. Press X to win. Life Force Generator. Wow, not that where I call a name. Press X to win. E ma io non avevo premuto X. 187. Ma io non me li ricordo sti numeri. 187424. È 187-424-002-313. Che significano? If I'm not mistaken, it means Japan in well Japanese. Quite an interesting slot machine, I must admit. Everything gets blurry. Oh no. Oh, Cristina! Non mi piace tu! Rise and shine!
Mr. Freeman. My wake up call can't be this cute. Hey you, you're finally awake. Hey, hey Nana. Ah, si chiama Nana. I'm curious to see if you're alive. Yes, curious. Yes, curious. Not worried. Maybe worried is not fun. So joke is full of memes. Mi assento un pochino. Ok, a dopo Dark. On a second thought, maybe I was curious in a worried type of way. How did you manage to fall asleep in such a weird pose? What is that difficult to lay on the desk? Who knows? By the way, the dream was so bizarre. I managed to remember it. Hey, tell me, will you, pretty please? What is in anything lewd? Giustamente, questa è la tipina piccolina eccitata. Vai dalla bionda, mi raccomando. Vedremo! Dice? A me piacciono. Però vabbè. What about me? Did I appear in your dream? Ok. Ok. How boring. What's so special about Chapa and Emil? We are here right now. Ok, perfetto. Vabbè, si capiva. Già, dai. Oh, che è successo? Ah, vedi, posso salvare le loro di History Option. Ok, salviamo. Ok. What is it could such a memory like bring us all here? Oh, che mi fa vedere di Marvelous. Ci sono solo 5 persone in questa classe, ok. Sì, prova a rispondere with media type. Anyway, the reason why we are here is to forward. I want to make my academic record stand out. The hype around this class makes a perfect proving ground for my goal. Oh, eccole qua. Two other girls enter the classroom. Marta, ok. Ok, si è vista tutti gli episodi. E Sima, 10 episodi di seguito. Oh my. Watching each morning while having a breakfast. Non si dice while having breakfast. That's 10 times slower than me, dice Marta. Risponde Sima. That's 10 times more I got to enjoy it. È vero, c'ha ragione. Hey, check this out! I can't believe my eyes! Allora, c'è una caramella con scritto tè. Ci sono dei biglietti. Matt Books Music Gym, 10:30. Robe, caso, ok. Ah, sarebbe questo. Ok. I'm surprised to see them distributing the gift vouchers. Yeah, they say it's an experiment. Why do you plan? Che carina la canzone, però. Why do you want to plan to go together with Nana? Ah, who do you want? Vabbè. Con chi ci andrai? Perché guardi a me così? Non mi piace sta cosa. But you haven't seen everything, check it out. Ah, gatti. Che gatto sto gatto. Ciao gatto.
Ok. Neko-chan. Sì, cat memes. Haha, you're not in cure compare. Vabbè, mo devo scegliere qual è il gatto più carino. Ok. Unita già geniera e le proposte to fill this role. Agreed. Approved. Well, which cat is the cutest one around? Oops, I better come up with a decent enough answer. Should I say they're all great? No, I think I know a better answer. Let me show you another picture, ladies. Ma questo non me l'hanno fatto vedere da vicino, questo tutto a sinistra, però, eh. I put my phone on the table with my cat on the screen. Look at my cat! He, me, and... Aspetta, però! Non è una metafora questa che mi stanno facendo vedere le loro gatte. No, vabbè. Strip tail. Ok, mi hanno tolto i diritti da giudice. Vabbè. Ah, ma il mio gatto era bello. Vabbè. Oh, sono triste. Ok, allora siamo messi la fan sleep. I know how to make you up. Meditation. Close your eyes. Yeah, like this. Now concentrate. Che ne sai che li hanno chiusi se tu li tieni chiusi gli occhi? Tipo io li ho aperti. Ora ti senti bene, ti senti rinato. È più importante. No, non ho letto. Vabbè, comunque ha qualcosa. Si è quasi addormentata. Questa bionda c'ha uno sguardo. I see a few minutes before your car starts. Questa sembra una tizia di questa con tipo... Allora, sono tutti character design un po' basi. Però la tizia sulla sinistra io l'ho già vista da qualche parte, però non so dove. Con chi devo parlare? Oh no! Le scelte! Oh no! Perciò io non gioco le visual novel. Allora. Vabbè, sì, ma... è Dark e contento. How are you? Good, thanks. Vabbè, la piccoletta mi spaventa, sinceramente. La piccoletta mi spaventa. Aspetta, come si chiama? Nana? Marta, non lo so, vorrei... Però Marta pure può essere, vedremo. Però Marta mi sa di tsundere. A me non lo so, vedremo. Mi guarda con i suoi occhi brillanti e poi risorride. Più o meno! Cioè, non è proprio questa la posa, però vabbè. Quando devi dire qualcosa e non ti viene niente in mente, è vero, c'hai ragione. È vero. I mean, I could tell you about a dream I saw once, but I don't see dreams. Can't be any better to tell her about the dream I had today. Wow, so exciting. And you say we stood in shining arcs. Yeah, and everything was blinking around you. Quindi noi ce lo ricordiamo. Ok. As if that was a Botticelli or Leonardo da Vinci painting. If you haven't seen this masterpiece, go on and take a look. Aspetta, però si sta vendicando qualcosa. questa opera d'arte si sta vendicando da sola. Non mi piace sto sorrisetto. On the other hand, I enjoy studying, so who knows? No, after all, your dream can't be true. Why do you think so? Think about it. How is it possible to change anything in just 4 days? By the way, it's very easy to test wherever or not you're sleeping. Like, in a dream, it's not possible to think of it as a dream. What? No, of course not. It's much easier. Like this.
Sima pinches me. Oh no! Ouch! Ciao signor Montesodi, salve! Ah sì, ne stavi parlando l'altro giorno. Abbiamo finito Ori. Volevo iniziare Lisa, però non c'eri. Volevo iniziarla con te, però... col senno di poi, se iniziavamo Lisa, saresti arrivato e... Vabbè. Ormai abbiamo iniziato Moera. Quindi finiamo Moera e passiamo a Lisa. Benvenuto nell'ansia. Sì. Vabbè, questo dovrebbe durare una o due live, penso, quindi... Sì, in a dream you are likely to feel anything. Good morning. I don't think it was convincing enough. I need to pinch you as well. Ma quando mai? Io nei sogni mi è capitato di sentire dolore. O no? Forse non lo so, lo sai che non mi ricordo. Oh. I'm afraid we don't know each other well enough to do this. La professoressa? Giusto. C'è sempre anche una professoressa da farsi amica, tra virgolette. Ero tipo a fare cose per D&D. Ah vabbè, non si preoccupi. Forming a close bond with your teacher for a risk-free high trust environment. That's what's advised as a vital part of our experience here. Maybe that's why Talia teaches us every subject except for physical education. Ok, everyone, time to our literature class. Remember, no poetry allowed, perché la poesia fa schifo, a detta di Teia. I almost forgot to check the attendance. I happen to know someone's running late again. E chi è questo? Uff, uff. So sorry being late. Can I go in? Questo è un po' incazzato. My, look who's here. Isn't this our most punctual student, Ermi? What's your reason for being late today? I was fab. Allora, all'inizio è stato un po' strano. Ci siamo ritrovati con tutte queste donnine carine, più o meno, un po' inquietanti alcune, che ci dicevano che la nostra vita non ha senso, non abbiamo fatto un cazzo, che la maggior parte delle persone ha una vita senza senso e anche la nostra è senza senso, ma dobbiamo recuperarla. Hanno perso la nostra storia, quindi tra virgolette non sanno se è senza senso oppure no, però in realtà era senza senso secondo me, e adesso noi in 4 giorni dovremmo cambiare la nostra sorte. E ci siamo ritrovati in classe con 3 compagne, la professoressa incazzata e anime boy random. Well, it's because I spent all night studying. I want to believe. Fine, Ermi, please take your seat and don't peel it again. Okay, class. I guess it'd be silly to ask if you like reading. You're smart enough to enjoy borrowing someone's mind for free, right? Right. Ma perché guardano tutti me? Guardate a sinistra! A destra, non lo so! Perché guardate tutti me? Maybe it's worth asking after all, do you like reading? Let me remind you, ok. We are all friends here, remember? I enjoy reading! I decide to answer next. I like reading. Reading is bored, overrated. Some books are just way too old. All things are outdated and useless, you know? Vabbè, ma puoi leggere anche roba moderna. Che significa? Questa è già messa sulle balle. What about old friends, Nana? Sorry, not old enough to have them. Poi non sono incline alle loli, quindi. Also, the stories are so predictable. Like when it's a murder case. Let me guess, the butler did it. Come on! You can always find that own book which is different, Nana. C'ha ragione, Marta. Exactly, one in a million.
90% of everything is crude. Is there Sturgeon's Law? La legge di Sturgeon. Che cacchio l'ha mai sentita? Well, all jokes aside, people have too much to deal with in everyday life. There's nothing wrong with reading a simple yet fascinating book to unwind. I like reading, but I wish it could be more visual. Visual novel. Ne stanno parlando di omicidio. Infatti. Che poi l'altro non parla, Hermy, perché non è una donna, a quanto pare. Non ci interessano gli uomini. Yeah, I often take so long... Oppure sta dormendo. Si è addormentato, ma non dobbiamo dormire. I often take so long... Neanche la professoressa partecipa alla conversazione, però vabbè. Oh, so long to put an emphasis on something. With visual is too... Oh! All'improvviso! Bro! Spazio personale! Spazio personale! Porca miseria! Me ne vado! Vabbè, niente! No, questa non mi piace! Non mi piace! Troppo spazio personale! Che cos'è un connoisseur? You're a lot more mature than you look, aren't you, Nana? I like my coffee black, thank you. Intenditore. Ah, ok, grazie. I do. Ok. You all had to prepare a short speech about your favorite book. Ma Amy, nessuno chiede niente. Povero Amy. No plot recaps either. We have enough time to cover two books today. Now, yesterday you submitted your favorite titles. I narrowed the list down to three books. So that's the best I could do. All three are masterpieces and I'm not good at making choices. Siamo in due, Taya. Taya, scusa. Teo, why don't you help me? It seemed that my book didn't make it to the shortlist. Giustamente. Here's the shortlist, Tale. Take a look at it. Of course, you read all these books, right? Sì. Cioè, non lo so, dipende. The Catcher in the Rye is a story by G.D. Salinger, published as a novel in 1951. Non mi veniva 50. The main hero's name is Holden Caulfield, aged 16. Holden's been expelled from his school due to poor performance. Countless adventures await Holden on his way home. He deals with issues like alienation, superficial and many more. Ah, non lo conosco questo libro. The Catchers in the Rye is considered one of the best coming of age stories. La domanda è, ti avrebbe fatto paura anche se non avevi collegato Doki Doki? Sì, assolutamente, perché io Doki Doki non l'ho giocato. Ho visto il video di Flow, quindi so bene, però mi avrebbe fatto un casino di paura lo stesso. Cioè, a me è un spazio personale. A me fanno paura le cose che si avvicinano. Anche se, fun fact, a me fanno paura le cose che si avvicinano alla faccia, è sempre stato così. Però da piccolo mi ricordo, ogni volta che dico questa cosa, ricordo che il medico l'oculista, quando mi visitò, mi fece l'esperimento di mettermi la matita vicino all'occhio per vedere quanto tempo restavo aperto e tipo là disse, wow, l'altro poco te la mettevo nell'occhio e hai lasciato l'occhio aperto, bravo. Invece devi giocarlo Doki Doki. Lei è pazzo! Io sono un fifone! Non le gioco le cose paurose. Ho paura di questo coso. Spero non sia pauroso. In italiano è stato tradotto come il giovane Holden. È ottimo. Ah, ok. Giovane Holden non l'ho sentito. Non lo so, mi suona familiare, ma non ti posso dire se è vero l'ho sentito. Però mi pare che sì.
Però l'autore non l'ho sentito. Ma mi scusi, medico, le pare. Lo so, non so perché fecero sta cosa, però la fecero. Crime and Punishment is a novel by Fyodor Fist Publishing in 1866. It focused on a mental anguish and moral dilemma of Rodion a broke ex student. Rodion case a plan to kill a pawnbroker to obtain her money. But things don't go as smoothly after he performs the act. Ok. Rodion finds himself in a moral agony and is getting with a what he has done. Winnie the Pooh is a short story collection written by Alan Miller, first published in 1926. Vabbè, Winnie the Pooh mi sta sulle balle grazie a Kingdom Hearts, quindi no. Allora scegliamo il primo libro, mi sa. Christopher Robin, vabbè, Teddy Bear called Winnie the Pooh, together with many other characters. These are simple, fun, and easy, and tell you something. Oh boy, here we go. Hey, time to make a choice. Potrei anche dire che I don't like any of these books. Cioè che in realtà, non avendoli letti... Cioè Winnie the Pooh alla fin fine è carino. Però non ho letto il libro, ho visto l'anime. E quindi... Holden o Pooh? Dai, diciamo Pooh perché è l'unico che conosco la trama. Vai, Winnie the Pooh, va. Cazzo! Lo sapevo! Ho sbagliato! Mannaccia! Piccolo demonio. Non ti avvicinare. Dovrei essere io, esatto. Sure, for kids. Marta, trust me, you are only scratching the surface. Every character in this book represents a mental disorder. È vero sta cosa. Posso ritrattare. bella l'emo di Dr. Layton. I didn't expect anything less of you. Poi, questo shot è interessante, però, sapendo il soggetto... Non mi va genio questa cosa. Honey, ok. Can't you see the gap? The gap is what they usually say about this book. Actually, it's a story about a boy who's very, very lonely. So lonely that his friends are all imaginary. Although it's okay to imagine things as a child, this is a special case. All characters are immersified depending on a Christopher Robin's mood, schizophrenia. Rabbit and Winnie the Pooh both are likely to have obsessive compulsive disorder. Eeyore? Chi è Eeyore? His bleak outlook on life could be indicative of depressive disorder. Ah, penso io. Piglet's constant state of worry could mean generalized anxiety disorder. And Tiger might have attention deficit hyperactivity disorder. Ma perché mi fate leggere queste parole difficili? I enjoy book. Books with hidden messages. Ma I don't enjoy judo. Devi giocarlo a Doki Togi, non fa paura, non ci sono jumpscare, è solo inquietante. Devi giocarlo. Forse un giorno in live, dai. Perché ho un po' paurina. È inquietante assolutamente, però non so. Io sapevo ci fossero jumpscare, però boh, non lo so. Tigro Allak, infatti sì. Nana, I think you are complicating things here. I'm amused how you turned the story about friendship in a dark and gloomy tale. You'll get it when you grow up. Giusto. Giocalo che c'è anche la traduzione italiana. È diventato parecchio famoso. Doki Doki. Ha una... Nana is a tiger. Oh, you're calling a tiger? You piece of ships. And look who's would taking Mr. Rabbit. Okay, what's about Sima? Piglet?
The only pig here is you, Nana. E infatti, piccola piccola. Maybe I'm too boring to properly represent your child after all. And who's our Christopher Robin? Ermi? Marty's inappropriate to joke about schizophrenia. You know, I once heard that every fourth person has it. Uno su quattro. So lucky it's not me. Hey, it's not me! Sei here, who is it? Oh, shame. Vabbè. Infatti. C'è anche Ermi di là, eh. Ok, class, let's take it easy, shall we? E la professoressa si è un po' preoccupata. It's up to you to decide what to see in Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Cuddly animals or mental illness? By the way, Nana, you didn't say anything about the author, Alan Milne. Time often keeps the masterpiece, but omits the name of its author. È verissima sta cosa. Ok, class, how about we take a short break? Don't want you to dive into the second book straight away. Honestly, this is another reason. Please keep this between us, right? Yesterday I got a present from my friend and it's so awesome. Look, it's a music box. Quattro, sempre il 4. E mi sono scordato i numeri di prima, quindi. Alright, let's move on. Chi l'ha detto questo? Non c'era il nome. Ah, li devo scegliere per forza tutti alla fine. E allora The Catcher of Rye. Why don't you pick The Catcher in Rye? Ah, l'ha scelto lei. Pensavo sì, ma. Cioè, alla fine, ho, tra virgolette, se sto dando un punto a tutti. They say the book's final is team for angst and alienation. It's all made up by boarding out who don't understand the culture at all. Marta, are you sure this is your favorite book? Wait, sta vicinanza. Perché voi non... Cioè, a voi non sembra, ma a me è enorme! C'hanno una cappa così! Con sti occhi troppo espressivi. Cioè, io sono... abbastanza... spaventato dall'interazione sociale, quindi... un po' di distanza. See, this I don't lie. The Catcher in the Rye is my favorite book. I can relate to almost every phase uttered by Holden. Whatever, superficial alienation, who cares about that when you're 16? Certainly not Holden. Certainly not me. Certainly. Io ho il monitor per formiche, già mi sento male a fissarli. Sono sul telefono, quindi ancora più piccolo. Holden is more annoyed by fake adults. The same fake adults who review this book. Like, they say that Holden views the world as an evil, corrupt place. Wrong. That's a point in a way from an adult. J.D. Salinger was an adult. That's why he did a poor job describing Holden's view of the world. Everything else is excellent but often overlooked by critics. I think the book should only be reviewed by young people. Huh. Being an adult is tough. Imagine you wake up and all of a sudden you realize you turn the eternity overnight. Spingi via. Could we please get back to the book? Direi. Ah, è quella giustamente per anziano. So you think... anziano poi. Avrà 30 anni massimo. So you think Holden finds other people stupid, Marta? Not only Holden. Well, kind of. And you know, sometimes I can relate. Have you ever tried listening to small talk in the streets? If not, try it. I bet you hear nothing but idle gossip. Moreover, people don't even listen to each other. They just take turns to whine. High five! But it's exactly what Holden does all the time. Oh shit! I think everyone becomes Holden at some point.
Whatever, maybe it's better not to stay like that forever. Hold and say, I don't exactly know what I mean by that, but I mean it. Look, your meaning in this book is multiple layers like a cake. Okay, class. If you have any question, it's the time. What is your favorite book? My favorite book, you say? It's The Little Prince by Anthony de Saint-Exupéry. Vabbè, il piccolo principe, lo so, per sempre per il film. Hey, you forget about me! Finalmente! Questo povero Hermi non fa un cacchio! Shut up, Hermi, no one cares. Ah, così ha detto Zarathustra. Way to go, you managed to spell the name wrong. Infatti io non ci ho neanche provato a leggerlo. Also, what's smart about it? Actually, I consider it to be one of the deepest books in the universe. Esatto, esatto, signor. Figurati, ho sbagliato a leggere pure Zarathustra. By whom, I wonder. The internet! Sì, this book says the animals, nature, everything's connected in this world. To evolve, we must think about complicated things and all. Hermi, you got it all wrong. Then tell me what it's all about. We should become the Übermensch to have some fun. Il superuomo sarebbe, giusto? Ha! That's pretty close. Un attimo, credo di aver già visto questa scena in un noto sito di accompagnamento umano. Shortly after class ends, Teia leaves the class and stands near the door. Thanks for the lesson. Tale, you're welcome. Glad to see you like it. And you like to teach us here? You're special, in a good sense of this word. It's important for me that you guys have your own opinion. Where did you work before? Oh my, too many places to remember. It is new for you to teach almost all subjects at once. Yeah, this is an experiment, you know. Whatever, it's true that I know a lot of subjects quite well. I take if you're worked as a teacher for a long time. Look at him. Are you going to ask me how old I'm next? No, non si chiede una signora. And then you know where your home comes to. Poi non so se è signorina, eh. Comunque la sdraiata su... Beh, lo scopo del gioco forse è quello. Bear, prendi la route con Hermi. Eh no, devo decidere io. Ah, con la route con Hermi. È giusto, Bizzarre, è giusto. Ci avevo pensato. Però, sì. È una bella route, forse. Allora, how come? Oh, you, that means you haven't even read my profile. Fosse almeno bello, alto e muscoloso. E non c'ha la barba. A me piacciono i tizi con la barba. I actually lost it somewhere. I'm from Europe, but that's about what I'm going to uncover. Women are mysterious, you see. I have to run. See you. We have after school activities and I'm on my way to the club room. Members are Nana, Sima, Marta and I. Giustamente. Chi mai potevano essere i membri del club? We can take any... Basta che non è un club di letteratura. Abbiamo iniziato con un club di letteratura come su Doki Doki, oh no. We can take anyone from other class because it's armed experience. Eccole là. Pop. Hermi no. Hermi lo mettiamo nel gabinetto, mi sa. We are about to go in when Hermi approaches. Ladies, you're looking good tonight. Cioè, che faccia hanno fatto come è uscito Hermi? Ma povero Hermi! Cosa aspettiamo allora? Che gioco meraviglioso.
ma l'ha trattato a merda, fagli sto favore, tanto sicuramente capirà qualcosa di brutto. Qua mi sa che lo ammazza Marta, guarda come lo guarda. Cioè, Marta no, secondo me è la più probabile che qualcuno che ammazza, cioè, la più assassina, secondo me è Nana. Anche se, sì, ma pure guarda, guarda come lo guarda. Ladies, you're looking good tonight. Thanks, Elmi. Is there anything you want to ask? Povero Ermi. Perché I want to let me in, I promise to be a good member. Ermi, we just talk about silly things there. Silly things? We are going to discuss the food today. I happen to be an expert on this subject. Just kidding. I know you'll never let me in. Tail, can I have your attention for a moment? Oh. Ermi, look, I need your help. Keep it within us, alright? Che ti piace? Recently I've been making a computer game. Ah! I made a demo version, so I need someone to play it. Feedback's very... cioè, is key to improvement. Alright, you can count on me. He gives me a flash die and leaves. Chissà che tipo di gioco ha fatto questo. È un collega. It feels comfy in your club room. Un attimo in bagno. Torno subito. Torno subitissimo. Senza che metto torno subito, perché tanto faccio tutto. Eccoci qua. Scusate. This place is pretty old, so I bet it's witnessed. Ah, boh, niente. I wonder what happened to members of all the clubs from before they all died. Where are these people now? Are they happy? Perché spunta sempre questo? I have declared an agenda for this meeting. All members are to discuss food. The ever important topic, that's for sure. Is this a legitimate club activity? Just discussing random stuff? I would understand if you made time machines to play light music. Moera, memeva. Che Visual 9 è? Moera, sì, esatto, Sam. Dicono che sia molto molto figa. Quindi io non ho mai giocato una Visual Novel. Una Visual Novel, sì. E quindi ho detto, vai, proviamola. Dicono che è simile a Doki Doki e che è cibo per la mente. Vedremo. I believe we have clubs like that already, Marta. Honestly, I enjoy the opportunity to unwind and just talk. Anch'io sì, ma... è vero, è bello a volte già parlare. We'll get disbanded. What we have for members and legitimate minimum. Non lo so, Sam, era recensito parecchio bene su Steam. Quindi dura poco, quindi ho detto, va, proviamolo. Worry not, I submit an official report after every club meeting. Really? How do you make it look meaningful on paper? Easy, today is not about food, it's about acceptance. A social movement seeking to change bias in a social attitude. See, the latest thinking in that you should accept your body.
Meaning? Cioè, questa mi piace, ma il fatto che si prende i capelli così mi spaventa un po'. Meaning among all the things that you can eat everything with a little moderation. Count me in as an activist. Giustamente. Still, how's that related to our meeting? I don't like to make things up. Don't mix up anything. Why don't we talk about our guilty pleasure today? Oh, and we can eat something tasty. After all, the word guilty is no more. Cibo per la mente, abbiamo appena accettato Winnie the Pooh al posto di Nietzsche. E beh. Oh yes, le giapponesi che sembra una russa, un alieno in miniatura dei capelli che si illuminano sia al buio e la Fate Stay Night Girl. Ok raga, scusate, è tornata la mia gattina dopo un paio di giorni che non la vedevamo e mo è tornata con strani insetti addosso e non le funziona la coda. Ma non so che fare. Wait, what? Cacchio! Chissà dove cavolo sei andato ad avventurare. Tipo per esempio, io amo i gatti, mi piacciono un sacco come animali, ma proprio per questo non potrei averne uno. Io resterei in un'ansia infinita se vanno via e poi tornano dopo un po'. Non c'è nessun veterinario in zona, qualche clinica, qualcosa. È così che inizia a parte con una vis nuova e non troppo convinto e finisce a fare l'ikimori con il body pillow. Hey, why won't we get fat and all? That's the punchline. They say it's totally okay nowadays. But the boys always look at the slim girls. Chi te l'ha detto? Non è vero. Oh, perché va avvicinata? Hey, do you like slim girls? No, troppo secche no. Normali. Tic tac save lives. No, sarò sincero, no. Si sono spaventate però. Cioè, normali. Quando inizia l'arem? Io ho paura che inizi l'arem. Cioè, secondo me non inizia. Questo è il problema. Perché se iniziava l'arem, allora tu vai a vedere. Mo' è pure tardi. Domani mattina faremo. Forse facciamo qualcosa. Ma il problema è che se gli dico. Il problema è che se io lo dico, mica non campa senza coda. Oh, e che significa? Allora tu ti tagli un orecchio, mica non campi senza orecchio. Allora non vado in ospedale, mi sono tagliato l'orecchio, non vado in ospedale. Che significa? Ah, purtroppo quando i genitori fanno queste cavolate. Ci sta. Purtroppo gli animali. Le vecchie generazioni non li considerano molto come noi. Cioè, vabbè, poi dipende anche dalle persone, perché per dire, c'è mia zia che la tratta meglio di sua figlia. Però dipende dalle persone in verità, non proprio. Però di solito nelle vecchie generazioni sono così. È la stessa cosa che ho detto anch'io, esatto. È un animale, è un essere vivente, porca miseria. Non è un ragno che va disintegrato. È un gatto. Ha sentimenti. It's a calorie bomb. Are you hating on me? Yes, I sip sleep on the tongue. As for me, it's probably pizza. Oh, sì, ma si fa sempre più carina. Can't live without sweet things. E mo mi chiedono cosa ti piace. Giusto, mi stanno a guardare. Mannaggia. Non ho letto. Cakes. Ma a me dipende le torte. Se sono troppo dolci non mi piacciono. Have any ingredients? Let's go buy some. We have our budget. Lady knows what the perfect cake looks and tastes like. So do I. I know that as well. Mo una vuole lavorare a fragola, una al cioccolato e una a panna. Looks like we're going to have a heated discussion. No, not if you're the one who makes the cake tail. Great idea. Ma non mi piace il suo sguardo, guardala. Guardala!
Penso che si deve portare per forza dal veterinario. Se non credo, facciamo come per i bambini che li tolgono. Comunque, bene, errore da principiante. Se dici che non ti piacciono le slim girls, stai dicendo che o che loro ti piacciono e quindi loro non sono slim, o che loro sono slim e quindi non ti piacciono. O no? Vabbè, ma io voglio essere sincero. Voglio provare a essere il più sincero possibile per vedere che finale becco. E sinceramente a me le ragazze troppo secche, no, poi dipende da loro che dicono, in che senso. Tipo loro non sono troppo secche, quindi ci stanno pure, tranne il piccolo demonio. A me non piacciono cioè, direi che non piacciono le ragazze piccole, non è vero, perché Dani è piccola, quindi sarebbe una bugia. Però, non lo so, negli anime sono sempre strane quelle piccoline. E in persona non ci sono ragazzine piccoline. Ecco perché persona è così bello. So che mi odieranno tutti perché sto dicendo queste cose. So che le loli sono molto apprezzate, ma a me... Cioè, dipende dalle loli, però. Ci sono le loli good e le loli non good. Futaba. Vabbè, ma Futaba non è loli. Futaba è semplicemente dolcezza fatta persona. È troppo carina Futaba. Ma non è loli Futaba. È la più bassa, però, e tecnicamente è anche la più piccola, no, dovrebbe avere gli anni di Yoshizawa, quindi. Bassa e piatta, that's a loli, my friend. È bassa e piatta, però compensa. Perché se noti, giocando a persona, Futaba sta sempre così. E mi cade il micro. Sta sempre così. Io all'inizio pensavo fosse ben dotata Futaba, sinceramente. Me ne sono reso conto dopo che non era ben dotata. Ah no, aspetta, è piatto. Perché non me ne rendevo conto, perché sta sempre così. Quindi si mettono in evidenza. Compensa. Esatto. Beh, là l'unica che non ha bisogno di compensare Anne e Haru. Cioè, Anna proprio. Anna non me la immaginavo così. Cioè, quando... Vabbè, non posso fare spoiler, vabbè, però non sarebbe spoiler perché succede in ogni cosa giapponese quella cosa là. Però comunque quando... Vabbè, non lo dico. Però vabbè, comunque, sono sorpreso, Anna non sembravano così grosse, invece... Greta e Dia, perché è l'unica che non è giapponese. Jiggle Physics, esatto. Vi siete completati, perfetto. Allora, great idea, if anything you're not the one to blame, giustamente, but I can read your minds. Well, then it means you have to test your luck. Il gatto devo scegliere, mi dai da una mano il gatto. And if I manage to do it, we have to know kitchen or anything like this here. Oh dear, why do you ruin your dream tale? A dream, you say? Let's try closing our eyes again, but this time we won't be meditating. No, we'll use the power of visualization. If we visualize a cake, it will be a target to us. Behold, Tail. Ok, there we go. I wonder where I should start. Let's begin from the base. What do we have there? Quanto ci scommettete che faccio la torta che piace a Nana? Sicuro! 100%! Ho il 33% di possibilità di beccare Nana. Sicuro becco Nana. Great minds think alike. Siamo un ordine dei cavalieri che si riunisce sotto una sola fede. Jiggle physics! Per le cose meno cute possibili. Può essere. Allora, però andrò sempre... di come la penso io. La miglia e le foglie fa schifo, cioè nel senso è anche buona ma immangiabile, non si riesce a tagliare, quindi nope. La tard però a me piacciono le torte soffici, quindi soffice. Done. What comes next? Well, you need to choose a tasty filling. Non scelgo la fragola. Ah, ho visto la Nutella. E ho detto, aspetta, ma lo possono mettere la Nutella, scusami. Invece no, l'hanno messo Nutella. Ci posso mettere il dentifricio, il ketchup.
What? Wait, what? Non ridere, esiste sta cosa. La Nutella, veramente. Cioè, o c'è il dentifricio nella torta. Non sono italiani, è giusto. Vabbè. La crema senza niente no, cioè dovrebbe essere un po' più sviluppata. Vabbè, ho capito Marta. Ah, cacchio, vedi, adesso sto prendendo Marta. The topping. È che ci azzeccano le ciliegie. Strange Candy Emblem. Chocolate in foil, peach. No, fragole. The imaginary cake is ready. Com'è? Una torta chiffon al cioccolato. Ah, boh, non è proprio chiffon, tipo plum cake. Una plum cake al cioccolato e fragole. Ma andatevi a mangiare la soba, sti giapponesi del cacchio. È buona la soba. Hai fallito tutte, lol. È perché mi sa che ho preso un pezzo per qualcuno. Mangiatevi il dentifricio voi. Io mi mangio una bella torta alla pizza. Da bravo italiano. Con gli spaghetti. Senza meatballs, perché le meatballs sono americane. Almeno non abbiamo fatto nana. Questo è assoluto. Almeno non nana. Che poi mi dispiace. Cioè, così mi fa anche pena. Però... non mi farò ingannare. Tail, don't worry, still better than nothing. Vedi, sì, ma è brava. Sì. E infatti, come si permettono? Ha reagito esattamente come ho reagito io. In the end, our combined visualization power was still not enough. E che cosa l'hai? È giusto. Però dai, quando comincia il minfuck? Non lo so, chi lo sa. Vabbè, è iniziato all'inizio, già c'è stato un po' di minfuck. Quindi... oh, siamo solo da un'oretta. Dura 3 ore, quindi penso tra poco. Cioè, almeno penso duri 2 ore, non lo so. Alright, and thanks to the cookies, Sima. You're welcome, I'll bring more if you like it. What's the tea? Your Highness, the tea is shit. Ah, awesome. Cut and short. Glad you like it. I found an Amazon shop in Central and... vabbè. Wow, you know a lot of about it. I bet it's not very expensive. Yeah, but it's well worth the money. Ah, cacchio, pensavo fosse ricca. Bella e ricca. Vabbè. By the way, Sima, is the two that you have Hermes scruff? Che cos'è una... di Hermes? I don't think I will judge you. This brand is this famous. Oh yeah. I save money and buy it on a sale. Nana, it's a brand that does put her goods on sale. They don't need it. How foolish of them. Andrea says it's foolish to discuss these topics when we have Tail here. Ciao, sono Tail. Oh yeah, Tail is highly unlikely to appreciate it. Let's talk about something. And then. Deal. There is a story. Yesterday this girl scares me again. The one who expected his feeling to you with a love letter. Still far from searching. Nana, don't make fun of knights in shining armor. They are almost extinct. Welcome to judge. Okay.
A lei piace i tizi, piacciono i tizi vecchi, romantici, a lei no, a posto, perché tanto... Yeah, we calls me then. He calls me then. Tell him sorry, we are getting in touch. Right, well, I tried my best. Go ahead and shot your topic of choice. Where do you want to work? I'm talking about the future. I haven't thought about it yet. What about marriage? All right, we shouldn't forget about Dale. Dale, what about your marriage? Nana! What? Just eating my cookies. Actually, I thought it could be Terry and it's a woman coughed over here. I feel like a fat cat laying out in the sun. Perché proprio chiatto il gatto? Però vabbè. Oh, sono finiti i croccantini. I croccantini... Così. Well. As they say, time you enjoy wasting is not wasted time. Oh. Se solo riuscissi a pensarla così. Comunque, voi quante ore al giorno state con le cuffie? A me sono troppe ore, 3-4 giorni consecutivi comincio a palmare le orecchie. No, sì, io prima con quelle della Logitech non mi davano nessun problema. Queste qua sono un po' più strette e mi danno qualche problema ogni tanto. Infatti sto usando di più le casse. Prima io non ce l'avevo nemmeno le casse. Però usando questa qua più spesso e volentieri ho sentito bisogno di prenderle. E le uso solo quando gioco. Ma mi sa che in Giappone esiste una catena di convenience store con un numero. Perché pure in persona ci sta un negozietto con 777. Questo è 4. Hey, what's up? How was the club? It was a light, I guess. Look, maybe you could take me in after all. I promise to do my best. I'm okay with this, but I think the girls don't want to. We still have plenty of time on our hands, just keep asking. What should I do to raise my chances of being accepted? I have an idea. Promise you won't go and get mad? Of course not. I'm really appreciated. Look at me. You're a nice guy. Problem is, nice guys aren't popular. Maybe you should change your game a bit. If only I knew how. I'll be honest with you. It's easier said than done. I'm acting high and mighty now, but if I were to go on a date with one of the girls, man, not sure I wouldn't act like an idiot. Whoa, really? You look like pretty confident. Exactly. It's all about the looks. Why don't you work on how people perceive you? I'll give it a shot. By the way, who's the best girl here? Oh no, già queste domande. I don't really know. They're all cute here, Hermie. True that? Hey, I think he's from another class like me, by the way. Bravo! I look at them from time to time. And today, like two girls returned my look. Ah, giusto perché t'hanno guardato. See? It's a hint. You think it sounds cheesy, don't you? Come on, I know you do. Between us, I also know I don't stand a chance in this school. Nana non è cute, she's a devil spoon. One accidental look at the most intimidating I can expect from a girl here. Hey, what's wrong with you? You're doing fine. I appreciate your effort, but you're a bad liar. I'm a bad liar! Hermie, seriously, go get some rest. Maybe you're right. I start with buying some snacks at this store. See you tomorrow. See you, Hermie. Oh. Ah, devo provare il gioco, probabilmente. Don't forget to play the game, it's important. Secondo me, noi siamo nel Matrix, e Hermie ci sta dando una via di fuga, che è questo gioco. Home Sweet Home. Edgy Musen came of words confident and share must in that case. It's like an author feels that glitched script deserve jail time. I bravi ragazzi si beccano i calci e basta. Anyway, my place is very comfy. Having a two-bedded apartment of all yourself is great. Well, right now I do have a flatmate though.
E chi è questa Loli? Che gioca alla PlayStation mentre mangia patatine. Wait, what? Years verso Wii. We're going to buy a new console. This one is old. PlayStation 4. That's right, there is a strange scroll on my tablet. E open it up. Però non mi piace la tizia come rappresentata. E se se la stesse immaginando? What? Looks like a remnant from the 8-bit era. And to make me think about something, I wonder who made it. And why? Ah, aspetta, secondo me queste sono roba che troverò nel gioco. Quindi c'è una nota musicale, un cuore, 2, 3, 4, un papillon, book and coffee. Secondo me è una specie di test, probabilmente simulato, forse conscia di essere un gioco. Però è il sogno che abbiamo fatto all'inizio, meno sogno di quel che si fanno credere. Infatti. Cacchio, non ho letto. Did you buy anything for me? Secondo me è tipo lei è un gioco, secondo me. Questa ragazza mi è troppo strana come è definita. Ah, potrei anche skipparlo. Mamma ha chiamato... Ah, la sorella. Infatti c'è Yu. To me, infatti, was a wake up in every single moment. Must admit that it is a... Cioè, una visual novel nella visual novel. Non mi piace sta roba però, E se noi fossimo una visual novel nel computer di qualcuno? Può essere. Ok, quindi si è unito all'armi. They fed me so well. Nuovo Hermes. Hai mai sentito parlare di un soldato? Quindi questa è la sua?
Ah, cacchio, è vero, però voi non riuscite a leggere tutto. Dovevo leggerlo, lo sto leggendo in testa, ho detto vabbè, tanto ce l'hanno il tempo di leggere, però la parte di sopra, poi alcune cose non riuscite a leggerle. A parte che penso che si capisca bene o male il senso. Comunque, c'è. Ci basta? Sicuri? Vabbè, poi alla fine magari lo riassumo un po' a grandi linee. Love, hate, life and death. On the planet Earth, whoa. È una visual novel su una visual novel. È brava a disegnare però, eh. My name is Sophie, it's nice to meet you. As my friend, he doesn't talk much, so I'm afraid I can't introduce him to you properly. Your friend? Yes, here, right in my hand. My precious friend will always know the truth. Always, but today it seems. I thought back to my military training, the best way to deal with mentally unstable people is to take them seriously. I guess it's nice to have such a wise friend. More like persistent, I should say. It takes my friend quite some time to kick in, but there is no stopping him, and you are guaranteed to tell me everything I want. She moves. Mannaggia. Allora, cioè, in una parte è positivo, ma nell'altra no. Quindi facciamo attenzione. She moves cool and I can't keep but notice that the buttons of his blower is about to rip off by hair. Well. Ok, cioè. Un attimo, eh. Hey darling, care to have a taste? Who knows, maybe you're just pretending, not willing to tell me the answer. Hey, I really want to get out of this place, I don't think I'm supposed to be here. La loli. Stay away, she's clearly out of her mind. This room gets more crowded now there is a second girl. Rather up in a latest concert, serving presumably no other purpose rather than an aesthetic one. It's much sunner than you, Megan, right? At least I'm not making up ridiculous explanation. What about found us together here like you? It's not ridiculous, it's true. Blascia pure. Esatto. Mamma mia. It's not ridiculous that I came from an era far more advanced than yours and no thing you can't even imagine. Che carina però. Still don't believe me? Fine. What's your last memory before you got here? I'm asking you as well, by the way. What's your name? Hermes. So Hermes, do you remember anything? I heard the phone ringing somewhere very close to where I was. The second I saw that phone sending right again, ring ring ring. Che cosa hai detto? Lo puoi sentirlo? Sentire cosa? The phone ringing over and over again. Jeez, it's really getting on my nerves. My, this room must be a hangout of spot of weirdos. And I thought it couldn't be worse than when our species was invaded by those creatures. Please don't mention this word again, Megan. What are you talking about? Hang, you said, what a painful world. I was doing my daily routine, helping people to open up and talk. The guy we had back then just couldn't relax, he was so nervous. So, won't get a single word out of me, he shouted, rolling eyes like a madman. So silly of him. Then I heard the footsteps. Bam! They ran out the door and bargaining. Hey girl, nothing personal, but we don't like to see our friends suffer. That's a nice rope you tie him with, by the way. Don't we really put it to use? Infatti. Wait, what? We came from a different era, we share
Un thing in common. Mo era. È pure la Neko Girl. Vai! Yes, yes, we are that Nia. Naomi knows what she's talking about. A cute girl that's in a maid outfit joins the conversation. Where was she hiding? Well, strano. By the way, she has a plush in her hand. What? Can't you see it? You can, can't you? You just don't want to admit me. He's up. That's the best answer. Nya. This little brat. She keeps spouting nonsense. Vabbè, non mi sembri tanto grossa tu, eh? Why am I just trying to play this game? Unlike you, I realize these are runners and death in the best one of them. That is not an answer to anything, but you know, if it helps you get out of this place, I'm fine with it. I really need to head back home. No one likes the dead coming back, I'm afraid. I'm not dead! È probabile che siamo tutti morti. I agree with Naomi. Maybe that is the ultimate answer of everything, and at the very least, it was the ultimate degree of certainty. What? Well, how you know whatever on your actual life, what qualifies you as a living person? Ridiculous, don't be silly, my heartbeat for instance. Then you compare yourself to an animal. You are getting your main nails. Vabbè, pure gli animali sono vivi, che significa? Wow, non sapevo ci fosse anche una classe manicomio in quella scuola. No, questo è un gioco nel gioco, noi stiamo giocando al gioco di un nostro compagno di classe ora. Oh, I'm just trying to say that compared to the lives of some people, you're just occupying space. On the other hand, when you die, you are 100% dead. Everyone is quite 6 feet underground, no one can change it. Può essere che il gioco di Hermes almeno è basato che sono morti, perché almeno sappiamo che Hermes è morto, e si riuniscono in questo posto da diverse ere. L'era delle ragazzine carine gatto, l'era delle infermiere dotate e l'era delle piccole ragazzine futuristiche. Where are you from again? E poi noi dell'era normale, the present time. That is the answer simply because eternal life is such much worse. Say what? I think I still have my magic power to show you. Kitty cat, make me happy, make them sad. I'm quite sure she's referring to that peluche. So what's going to happen now? Eternity! What do you mean? Time will go, but we won't follow. And she was right. Che cazzo di gioco? What day is it today? Friday, Nia! Jeez, how would you know? That's for your tick. Time lost its meaning. Therefore, it might even... Quindi potrebbe anche essere venerdì. È giusto. If you all admit this in the answer, maybe I would. Okay, admit it. No, I'm going to follow this trick. You want to stay here forever? Fine, let's talk. Little by little the future will come, and that is where I'm from. Questo non fa una piega. Ok, let's talk about cats. So we did. Let's talk about food. So we did. Let's talk about fun. Films, fiction, friends, freedom, feelings, foxes. Forests. Fonts. Stop it, I can't take it anymore. Fine, maybe that is the answer. Whatever. I too agreed with that. Whatever, nothing happened. What's next? What should we do? Oh, proactive, now that's all agree on the answer, is more poor. Oh. Ah, ci ha drogato. The grand order and the lion. Love, what is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Oh, pardon me. Why, what would you be?
Naomi, you're alive? Yes, why? Whatever. I wonder in the room today. You know that milk tea. Indeed, what do you think the answer is, Nia? Love. How romantic of you. Sadly, I know nothing of it. Oh, sono tornate. Ma è infinito. Pensavo fosse così lungo. Ok, in your brain to tell you that you're okay. C'ha ragione. Dimmi cosa lavora. E si sono stati tutti zitti. La colpisce col pupazzo. Mi sembra giusto. Hermes, yes, I love you. Oh shit, come why? Perché non si risponde perché? Chi è che aveva offerto il gioco? Hermi. He's mine. He will be my darling. Only. Come stuck here together. A me sta piacendo. No, ma è carino. Solo che. Un po' random per ora. Però figo. No, chi ti ha dato Moera? No, l'ho preso io. L'ho scaricato, è gratis. Ah! Wait, what? Com'è? Con chi devo andare? È uscito Nana, Marta e Sima. Allora, perché tecnicamente lei dovrebbe essere Sima. Vabbè, io per ora direi Sima, anche se Marta pure interessante, però per ora direi Sima. Nana sicuramente no. Sei strano. Non conosco nessuno di questi nomi. Mi fa male che pensi ad altre persone. È giusto.
ha ammazzato tutti! Forse è una metafora di come rivediamo le persone reali nei personaggi di videogiochi. Può essere. Just Seima. Sophie, scusami, non Seima, Sophie. Non mi ha detto che la canna should be mutual, but never works that way. Ah, non è vero, a volte funziona in quel modo. Non succede sempre, sempre così. Infatti, diglielo, Hermes. Beh, ma quell'amore non c'è tutto, perché non tutti i genitori sono degni di amore, perché non sono, magari alcuni sono incapaci, alcuni sono solo cattivi. Vabbè, quelli incapaci alla fine comunque sono degni di amore, perché loro almeno ci provano, non sono capaci, però almeno ci provano, però quelli cattivi e basta, no. E ci addormenta. Bello. Ma dura di più il gioco fittizio che il gioco vero. Scusatemi. No, hate non è mai la risposta. Vi odio tutti, quindi forse questo è il gioco vero. La vita è il gioco vero, actually. Siamo tutti in un Matrix. E se è buggato, che non mi fa andare avanti. Infatti, che carina questa è. Non mi lasciate speranza. Oh, poverina. Giusto. Infatti. Don't hate. Beh, mi hai addormentato due volte. Ok. Siamo tutti RPG. Siamo tutti in un RPG. Voglio fare un respec delle caratteristiche, please. Purtroppo è difficile. Cioè, non ce ne sono. Devi rebuildare il personaggio. Oppure dovremmo trovare una tizia monaca in una casa piena di tizi vermi. Chiedere a lei. That's why I always stay in my lab, so I could save the personal space, but even there, where I visit the bottom...
Oh. I don't like this. Ah, ok. Li ha uccisi tutti? Wait, what? Oh no. Tu hai detto che era la risposta. Ma questo è il gioco nel gioco, Teo, questo è il bello. Just Naomi. Oh no. Infatti, dove è andata Naomi? Ansia! Non è vero. Stavo per... Ho risposto la stessa identica cosa insieme. Uè, tu prima me le sbandieri davanti, poi non ho capito. Infatti. Oh no. Infatti. Un po'... non lo so. Ehi, Megan, ok. Quella carina. Ma se scusa, se gli hanno rimosso le emozioni forti, non può... Come fa a provare amore per me? Era il me di domani. True root. Ah, ho scelto la true root. Oh, è finito. È finito il gioco nel gioco. Oh no, di nuovo. Esatto. È un dopo la morte. Perché sì, dall'intro si capiva che Hermes era morto. Quindi saranno tutte loro morte. Ok, quindi siamo tornati. Questo è il russo. Chissà che significa. Infatti. Chissà quante root ci sono nel gioco del gioco. Pick. E infatti. Di nuovo pick. E di nuovo pick. Chissà che significa. Oh no, aspetta, se facciamo lo sveglio, mi sveglio come ieri. Ok. No, sai com'è?
C'è Sima. Good morning. Hey there. Aspetta, fammi salvare. Che non ho ancora salvato. Hey there, we live pretty close to each other, I haven't met before, I mean, on the way to school. Ti stai aspettando? Nana e Marta. Poteva aspettare Giuseppina. Ma comunque c'era Ruth, non Ruth, sì. Sarebbe la vera radice. È vero, siamo in Russia adesso. Cacchio, avevo letto il nome del locale, ma pensavo fosse il nome del locale. Però guardandomi intorno è tutto russo, non siamo più in Giappone. What? Non mi credere mai, ma mi sono svegliato pensando di dover essere in Giappone. Strano, vero? Oh. Lo sapevo che era russa. E infatti! You think so? E poi c'è anche la canzone, giusto? C'è un meme nello sfondo. Aspetta, che meme? Sì, è vero. Sotto la chat, è vero. Ok, te, this word is just fine. Let's go, shall we? Ama il suo paese. E infatti. I wonder what. E infatti. Me. Comunque devo andare a fornicare sostanze nutritive. Buon appetito, Dark. Alla prossima. Grazie per essere stato con noi. E infatti. Infatti. Eccole qua. Madre Russia, stiamo parlando. Ma che ne sai tu, Marta? Ma che ne sa Marta che giudica? Che giudica? giusto. Oh, è finita la canzone. Iniziamo educazione fisica. Oh, quindi non c'è Tia. Ui. È giusto. Mi sono beccato una pallonata in faccia. Warming up. Marta gets hot in no time. Yeah, hot. Hey, it's not the best moment for daydreaming. Are you going to play or not?
È il naso. Oh no. Nosebleed. La connessione del sanguinamento del naso e questa visuale. Forse non sta sanguinando per la pallonata. No, vai, addirittura, addirittura. I went to the locker room to fix my bloody nose. Sembra un inglese che si lamenta del proprio naso. My bloody nose! È normale che quello si vuole mettere a vedere la partita da pallavolo. Giocare non riesce a vedere bene. Giustamente. Ah, guardala come salta, infatti. Vabbè. Tipo è lei che c'è questo scritto Knopt. Sai che significa? It's well worth being a benchmark. Giustamente. No, I can see myself as an avid volleyball fan. Giustamente. Tante curve. Immagino. Mi prendo un'altra pallonata in faccia. È giusto. Armi che si incazza col proprio con la professoressa. Questa informazione privata. Ah, era un marine. Go Hermy. 10 pull-ups and you can join our club. Alright, bye. Oh, poverino Hermy. Adesso torniamo in classe da Teia. Ah, giustamente la classe è cambiata e rappresenta una classe russa. E vedi, le classi russe non le abbiamo mai viste. Abbiamo visto tantissime classi giapponesi. La classe russe. Che ci hanno scritto qua sul tavolo? Tutti i disegni. Good day everyone. Ok, e con questo nuovo giorno direi di fermarci qui. Va bene così. Ho fatto più di 3 ore di live, anzi quasi 3 ore e mezza, quindi direi che così va bene. Quindi vi ringrazio davvero tantissimo per aver partecipato a questa live. Ci rivedremo con Moera la prossima giornata. Non so domani, perché non so se domani riesco a fare la live. Oh mio Dio, meno male, troppa ansia. C'è un posto che esce dalla lavagna. C'è un coso che esce dalla lavagna. Ah, è vero! Giusto, quella è la lavagna che si apre, figo. Quindi vi ringrazio davvero tantissimo per aver partecipato a questa live. Però vi faccio sapere per domani, perché mi sa che non riusciamo a fare una live. O se la riusciamo a fare sarà molto corta. Quindi vediamo un po' se riusciamo a farla corta o non la facciamo, o la skippiamo e la recuperiamo domenica. O tecnicamente questa è la live recuperata, però vabbè. Ricorda parecchio la classe in cui ho studiato per una settimana durante il gemellaggio con l'Austria. Figo, Ardux, sei andato in Austria. Figo. Che cosa carina. Io non sono mai andato a studiare fuori. Ho viaggiato, sì. Sono andato in vari posti, ma non sono mai andato a viaggiare fuori. Comunque figo. Mi sta piacendo. È strana. Molto strana, però. Ok. Quindi, ancora, vi ringrazio davvero. È finito, ovviamente.
Vi ringrazio davvero. Vabbè, niente. Era live finita, non sta per iniziare. Poi per me si bugga tutto il mondo. Vabbè, fa niente. Quindi, grazie ancora per aver visto questa live e ci vediamo alla prossima. Ciao!